Sono in Canada, a Quebec. Di fronte a me il fiume San Lorenzo. Fa molto freddo, 30 gradi sotto zero, ma so che devo prepararmi a sopportare temperature ben più rigide. L'impressione più viva a cui non sono preparata nasce da questa grande improvvisa quiete che contrasta e sovrasta l'ansia della nostra corsa verso l'avventura. Ho lasciato Milano il 14, tre giorni fa, e dopo un giorno di sosta forzata a Montreal, sto per compiere in aereo le ultime due tappe verso il nord. Viaggio con Beppe Tenti, che ha organizzato la spedizione, Franco Rò, giornalista, Sergio Navone di Vercelli, François, che è presidente del Soccorso Montano nei Pirenei, Michel Druguet, notaio a Parigi, Mariano Arrazzola, chirurgo spagnolo, Giancarlo Milan, alpinista di Rovigo, con la moglie Nadia, e Lorenza Fietta di Trento, anch'essa alpinista. Il programma prevede una sosta a Forcheimo, che sarà nostra meta nel ritorno. Qui siamo ospiti all'hotel del viaggiatore di Jimmy Grace. La mattina dopo indosso la parca e i camic. La parca è una grande casacca di lana contenuta in un tessuto speciale e col cappuccio foderato di pelo di lupo. Giancarlo Milan e la moglie Nadia, dimostrando subito una gran buona volontà, si improvvisano portatori di provviste. Mi colpisce l'eleganza di questa donna. Noterò ancora quest'abito, che rivela un insospettabile gusto degli esquimesi per una certa linea e per l'accostamento dei colori. Non è comunque l'unica sorpresa in questo grande silenzio. Sì, sono arrivati anche qui. Li chiamano skidoo, comodi, pratici, veloci, sono l'espressione più subdola del progresso che cerca di aggredire questo ambiente frantumandone il silenzio ed il ritmo. Intanto ogni anno aumenta il numero dei giovani non più tornati da un lungo giro, da una partita di caccia, perché lo skidoo si è fermato o non è più ripartito. Il giorno dopo lasciamo Forcheimo su questo bimotore che di solito fa servizio postale. Siamo un po' preoccupati per il sovraccarico che l'aereo dovrà sopportare, ma il pilota ci tranquillizza, secondo lui, con una frase lapidaria: pensate al ritorno piuttosto, e ottiene da noi il silenzio che desiderava. Poi esegue un decollo da manuale. Lasciando Forcheimo, che sarà la nostra meta, per volare a Paine Bay, da cui torneremo con cani e slitte. Improvvisamente mi rendo conto che, per la prima volta in tanti anni di avventure,
parto dal traguardo per portarmi alla partenza. Mi sembra quasi un controsenso. Mi affaccio a guardare dall'alto questo infinito mare di ghiaccio, capisco che sto entrando in una dimensione diversa. Sin d'ora intuisco che lo spirito dell'impresa non sarà nel riuscire ad andare da qui a là o da là a qui, ma nel riuscire a vivere in un ambiente terribile ed affascinante, dove lo spazio ed il tempo, cristallizzati dal freddo, lasciano che l'uomo ricerchi e trovi in se stesso nuove misure per la propria esistenza. Quando atterriamo a Paine Bay, le 2 ore e mezza impiegate in volo per coprire soltanto 400 chilometri mi sembrano non nulla. Per questi stessi 400 chilometri, il programma della nostra traversata di ritorno Forciaimo, con cani e slitte, prevede 10 giorni circa, salvo imprevisti. Temperatura è ancora più bassa. Le operazioni di scarico si svolgono a 41 gradi sotto zero. A Paine Bay le donne sono eleganti come a Forciaimo. Nella quiete di questa sperduta comunità, il nostro arrivo porta un'ondata di allegria. I bambini sono particolarmente affettuosi e qui si stringono attorno a Franco Rò per la classica foto ricordo. Il gioco principale è, manco a dirlo, la pratica dello slittino. Gli esquimesi sono gentili e premurosi in modo commovente. Saremo loro ospiti e dormiremo nelle loro casette di legno, trattati con tanta simpatia e mille premure. Il loro calore umano attenuerà la mia ansia in questa notte di vigilia, che vola via in un lampo. Ed è subito l'alba della partenza. 21 febbraio. Siamo in 10 e disporremo di 5 slitte. Ci guideranno Samuili, capo della comunità di Paine Bay, David, Potulik, Peter e Ognignac, tutti bravissimi e di grande esperienza, ciascuno con la propria muta di cani,
Il carico per ogni slitta, due di noi più il conducente, viveri ed equipaggiamenti, si aggirerà sui 5 quintali. Gli alimenti sono costituiti in prevalenza da carne di caribù cruda e salmoni, naturalmente congelati. Per i cani anche il caratteristico pemmican, un misto di pesce essiccato e carne. Tutto è pronto ormai, si parte. Si avventa su di noi un blizzard terribile. Questo vento incredibile ci aggredisce con raffiche ad oltre 100 km l'ora. Poi si placa, lasciando dietro di sé un gelo che penetra inesorabile fin dentro le ossa. La prima cosa da imparare è lo stare sulla slitta. Su questo mare increspato di ghiacci sembra di cavalcare un cavallo impazzito ed i riflessi, bloccati dal freddo, non aiutano certo. Ogni caduta costringe a lunghe, impacciate rincorse per raggiungere le slitte che, pur rallentando, non debbono fermarsi. Ad ogni arresto, infatti, i cani aggrovigliano le lunghe funi di pelli di foca ed occorre un gran tempo per districarle. Per me, poi, è una vera acrobazia riuscire a filmare. Oltretutto, devo ogni volta togliermi i guanti di caribù ed anche se tengo quelli di seta, dopo i pochi secondi di un'inquadratura ho già le mani congelate. Riattivare la circolazione mi costa dolori lancinanti. Finalmente verso sera si sosta. I cani si rotolano nella neve per togliersi le incrostazioni di ghiaccio che si sono formate sul pelo. Mi accorgo ora, e ne ho conferma dai conducenti, che questi cani non abbaiano. Qualche volta guaiscono per impazienza, frequentemente invece ululano, forse per un'ancestrale eredità dal lupo. Quasi ogni sera, al calar della notte, anche senza una precisa ragione, uno comincia e gli altri man mano si uniscono a lui in un lugubre coro di ululati che dura qualche minuto. Poi, improvvisamente, tacciono tutti insieme. Gli altri conducenti cercano la zona di neve adatta per la costruzione degli igloo, Samuidi ripara un pattino della sua slitta. I violenti colpi sui ghiacci taglienti provocano pericolose fessure che vanno accuratamente rimarginate con una pece speciale. Consumiamo il nostro primo pasto sui ghiacci. Menù: salmone glacé, tè bollente e panic, una sorta di pane con bacche. Ho notato
che due delle guide si sono allontanate coi fucili. Samuili, che ha capito il mio sguardo un po' ansioso, mi ha tranquillizzato con un sorriso, dicendomi semplicemente tuk tuk, che nel suo dialetto significa caribù. Il mattino dopo mi sembra d'aver sognato. Vedo ancora i caribù morti. Ho nelle orecchie i colpi di fucile e l'ululato dei cani. Non ho dormito che poche ore e sono intorpidita dal freddo che è sceso a 61 gradi sotto zero. Ma bisogna partire. I nostri cani sembrano quasi tutti uguali. Poi, a poco, si impara a distinguerne le differenze. Sulle loro razze i cinologi hanno disputato a lungo e discutono ancora, anche perché gli incroci, qui frequentissimi e disordinati, non consentono più nette distinzioni. Un cane eschimo purissimo non esiste ormai più. Tutti i cani nordici, siano husky, malamute, samoyedo, ostiak o elkhound, sono molto simili tra loro, modellati per la sopravvivenza in un medesimo ambiente naturale. Il 24 febbraio arriviamo ad un piccolo villaggio, Aupaluk, giusto in tempo per assistere all'acrobatico atterraggio di un aereo che svolge il saltuario servizio postale. La popolazione ci accoglie con grande entusiasmo. Divideremo con loro i caribù uccisi dalle nostre guide e saremo anche qui ospiti nelle loro casette di legno, surriscaldate all'inverosimile. Potremo almeno far asciugare tutti gli indumenti e godere di un buon sonno. Ci svegliamo in un'alba di un rigore estremo. Tutta la gente è uscita per assistere alla nostra partenza. Se non vedessi con i miei occhi queste barche, non crederei di essere in un porto.
così, circondata da tanti affettuosi saluti, mi sembra quasi di salpare l'ancora e riprendere la navigazione. Possono venire disposti in diversi modi per il traino, in fila indiana, sistema detto a tandem, oppure a coppie, tandem doppio, od infine a ventaglio, che può essere semplice, modificato od allungato, a seconda della lunghezza delle funi con cui ciascun cane è vincolato alla slitta. Questi diversi sistemi vengono adottati in relazione alle condizioni della pista da percorrere e sempre in funzione del rendimento dei cani e della sicurezza nei passaggi più difficili. I nostri conducenti cambiano perciò spesso il sistema di traino, anche se, di massima, viaggiamo adottando il ventaglio modificato o il tandem doppio. Molte ore troviamo un ampio spazio liscio adatto per la sosta. Arrivare la slitta tipo Nansen, carica di equipaggiamenti e scorte. Presto tempo di ripartire ed i conducenti cambiano il sistema di traino in vista delle mutate condizioni del percorso. Esistono vari tipi di slitte. La groenlandese, chiamata in eskimo komatik, che è la più adatta al trasporto di carichi pesanti. La Alaska, detta anche slitta canestro per la sua grande capacità volumetrica. La Nansen, creata appunto dal grande esploratore norvegese, leggera ed elasticissima, montata su lunghi sci anziché su pattini. E la più recente, PEV,
dalle iniziali del noto esploratore francese Paul Émile Victor, che è un perfezionato connubio tra la groenlandese e la Nansen. Delle nostre cinque slitte, quattro sono PEV ed una è la vecchia Nansen vista prima. Molte volte sono i cani a determinare la rotta. I conducenti, sia pur con prudenza, se ne fidano, conoscendone l'infallibile istinto. Qui infatti ci trascinano letteralmente in una depressione dove la temperatura meno rigida ed il vento che spazza via la neve lasciano comparire dei licheni. Siamo sulla tundra, non più sul mare ghiacciato, e ci riuniamo per prepararci alla notte. Una fantastica aurora che in breve lacera la nebbia in cui corriamo. Sono instancabili. Debbono trainare ciascuno un carico pari al proprio peso, che varia dai 25 ai 40 kg. Ne abbiamo una dozzina per ogni slitta, il cui peso a pieno carico è più di 5 quintali. Il conto è presto fatto, stanno superando se stessi. Quello che mi impressiona è il loro ritmo. Ed il loro orgoglio. Un capo muta procede anche azzoppato. Quando la sera i conducenti devono costruire gli igloo, ci rendiamo conto che la loro resistenza è veramente straordinaria. Dopo tante ore di viaggio, il lavoro è massacrante. Noi, fisicamente distrutti, col viso screpolato, il naso piagato, le mani doloranti, non possiamo dar loro il minimo aiuto. L'alba che segue è livida. La temperatura è discesa ancora oltre i 50 gradi sotto zero. Dagli igloo non esce un filo dei vapori di condensa nei quali abbiamo faticosamente respirato come le altre notti. Si sente che sta per avventarsi su di noi un rabbioso blizzard. Eccolo! Impetuoso ed agghiacciante, non ci lascerà neppure per un attimo in tutto il giorno. A stento la sera raggiungiamo il villaggio di Leaf Bay, letteralmente sconvolto. Dopo finalmente il vento si placa, lasciando dietro di sé in un trasparente gelo il ricordo dei drammatici momenti trascorsi. La slitta di Franco Rossi è ribaltata, fratturando un piede al conducente che non potrà proseguire. Un aereo postale lo porterà all'ospedale di Forcheimo. Fortunatamente Franco si è soltanto ammaccato un ginocchio. Sergio Navoni si è fratturato una costola, ma proseguirà. Io sono caduta sul ghiaccio ed ho una spalla contusa, ma le cure del professor Mariano Razzola e di 2 giorni di riposo ci rimettono abbastanza in sesto per proseguire.
commovente una canina zoppata che vuole la bardatura per proseguire con noi. Non ce la farebbe ed il conducente deciderà di lasciarla al villaggio, dove sarà curata con l'amore, sia pure severo, che tutti gli esquimesi hanno per i cani. Sarà forse per questi pensieri che Beppe Tenti sfodera dal suo cappuccio un gran sorriso? Ci prepariamo dunque a partire per l'ultimo grande tratto. Più di 100 chilometri ci separano ancora da Forciaimo, ma sappiamo che il percorso sarà meno difficoltoso e che quasi certamente eviteremo il prossimo assalto del Brizzar che si è appena sfogato. I cani sono frementi, sentono che la meta non è più tanto lontana e con un grande exploit ci portano in 3 giorni a Forciaimo. Esausti, ma felici, sostiamo sul grande fiume ghiacciato alle soglie del villaggio. Qualcuno ci è venuto incontro con lo skidoo e dopo averci fatto ammirare la straordinaria trasparenza del ghiaccio, ci guida con aria sorniona in una zona aggraziata da piccoli abeti. Si sente intorno un forte profumo di muschio. Ho la netta sensazione che ci aspetti una sorpresa. Lì per lì mi sembra un leone qui, ma sono i buoi muschiati. Sono questi gli ultimi esemplari di una razza che rischia l'estinzione. Protetti in recinti, hanno assunto un'aria mansueta, ma il loro aspetto è sempre inquietante. Nel loro occhio lampeggia ogni tanto una strana atavica ribellione. Il 2 marzo termina così questa mia nuova avventura. Per qualche tempo ho lottato, sofferto e gioito, così come fa da millenni questo meraviglioso popolo eschimese. Ho ritrovato qui, conservati dal gelo e difesi dal vento, quei valori che l'umanità sta perdendo giorno per giorno. Quest'ultimo sole scioglie nel mio animo, fondendoli insieme, felicità e malinconia. Ora che il mio racconto è terminato, voglio presentarvi i veri protagonisti di questo entusiasmante episodio della mia vita. Mi sono stati maestri di coraggio, di generosità, di spirito di sacrificio ed anche di fraternità, di dolcezza, di pazienza. Mi sento incapace di esprimere con quale gratitudine li sto lasciando e con quanta commozione li ricorderò sempre.
la vecchia del villaggio, mi aveva regalato un cucciolo. Avevo deciso di portarmelo in Italia. La madre aveva capito e veniva continuamente a baciarlo. Ci ho pensato un bel po', sarebbe stato un bel ricordo. Infine mi è sembrato ingiusto strapparlo al suo mondo e così, malinconicamente, ci ho rinunciato. So di averlo lasciato al suo vero destino. Piccolo, presto anche tu correrai con gli altri nel vento, in questo freddo da cane.